volevo chiedere una considerazione, metà domanda alla considerazione. Ovviamente quello che è successo negli ultimi giorni mediaticamente non solo ha avuto una grande risonanza. Lei ha parlato della vostra attività, un'attività sicuramente importante a tutela della collettività. Avete rapporti con le altre forze di polizia, con le istituzioni locali, con gli operatori e con i semplici bagnanti. Il fatto che la principale istituzione politica di questa città in qualche modo pubblicamente si sia mostrato un po' infastidito, che così vogliamo dire, dall'attività che avete portato a termine, non rischia in qualche modo di delegittimare anche i vostri rapporti con gli operatori e con i cittadini? Per quelle che sono le dichiarazioni del sindaco, non penso che possa delegittimare l'attività che noi facciamo da sempre sul territorio a favore della cittadinanza e non soltanto della cittadinanza mazzarese, ma di tutti i cittadini, anche stranieri, anche non residenti nel territorio. Legittimare non penso, lo dimostrano i fatti, la nostra attività non è finalizzata a reprimere iniziative imprenditoriali private o pubbliche. La nostra attività è finalizzata a verificare che quelle regole, che possono piacere o meno a tutti i livelli istituzionali, quelle regole che possono essere discutibili o meno, fin quando ci sono, non vengono cambiate, vanno rispettate nell'interesse di chi lo fa sempre e nell'interesse di chi si appresta ad avviare una propria attività imprenditoriale. Poi non penso che si possa delegittimare l'attività di chi opera sul territorio appunto nell'interesse della collettività e nel rispetto delle regole. Ognuno è libero di dire e pensare quello che meglio crede, ma non è sulla base di queste dichiarazioni che noi rivediamo la nostra posizione o possiamo legittimare la nostra attività. Noi svolgiamo il nostro lavoro con tutta la passione e la professionalità che possiamo mettere in campo e non abbiamo né diversi fini né tantomeno abbiamo fronti o interlocutori da affrontare. Noi operiamo nell'interesse della collettività, verifichiamo che quelle regole vengano rispettate per quanto è la nostra competenza prevista dalle leggi e riferiamo non all'amministrazione comunale, non all'amministrazione regionale, ma noi riferiamo direttamente ai nostri enti sovraordinati e riferiamo direttamente alla Procura, perché noi siamo degli ufficiali di polizia giudiziaria. Noi non possiamo non vedere, noi non possiamo non riportare all'autorità giudiziaria quello che vediamo. Sarebbe sbagliato pensare che un'organizzazione come le Capitanerie di Porto, come la Guardia Costiera, debba fare diversamente. Evidentemente c'è sempre la possibilità di ricredersi, però noi riferiamo all'autorità giudiziaria e spesso, quasi sempre, l'autorità giudiziaria ci dà atto che la nostra iniziativa, il nostro intervento era fondato. Per cui non è in questa fase che va valutato e giudicato l'operato, ma poi quando successivamente l'autorità giudiziaria si esprimerà in merito. Detto questo, noi siamo tranquilli e sereni, e soprattutto siamo consapevoli delle nostre professionalità e della nostra buona fede. Chi non lo non è un problema nostro. Ecco, io invece volevo domandare, una struttura ricettiva alberghiera può tranquillamente mettere lettini e ombrelloni senza in una zona insomma demaniale, senza la relativa autorizzazione del demanio, autorizzazione regionale? Permettere un'attività temporanea. Se stiamo facendo riferimento all'episodio degli alberghi sulla spiaggia in città, è una spiaggia privata, è una spiaggia libera, è una spiaggia aperta a tutti. Se il cliente di un albergo decide di usufruire della spiaggia libera, lo può fare. Come ognuno di noi che può mettersi un ombrellone, una sdraio sulla spiaggia libera, lo può fare, indipendentemente da chi quella sdraio e quell'ombrellone glielo mette. Quello che invece è stato chiarito si deve fare è quello di posizionare l'ombrellone e la sdraio solo al momento dell'arrivo del cliente e non un minuto dopo che il cliente è andato via, ma solo perché questo rientra in un pacchetto all'inclusive che l'albergo ha voluto offrire ai propri clienti e solo in funzione della propria clientela. Ragion per cui persone terze rispetto all'albergo non ci potrebbero
essere, non potrebbero usufruire di questa iniziativa e persone, i lettini e gli SDAT andrebbero immediatamente rimossi al termine della sosta, della permanenza sulla spiaggia del cliente. Ma su questi aspetti noi abbiamo fatto una relazione che abbiamo inviato alla Procura. Per cui questo è l'orientamento che ci hanno, questa è la spiegazione che ci hanno dato questi, i signori dell'albergo, che noi abbiamo preso e riferito all'autorità giudiziaria. Per cui se ci sono delle violazioni, se poi alla fine l'interpretazione data in questo modo, che fino a prova contraria dovrebbe reggere, venisse poi invece diversamente considerata dall'autorità giudiziaria, lo faremo presente fin dalla data in cui questa iniziativa è stata avviata. E invece com'è la situazione per quanto riguarda questi quattro lidi che ancora a Tonarella non sono installati? Ecco, c'è una situazione di impasse, ecco, cosa dovrebbero temperare per poter... Ma gli stabilimenti che l'anno scorso sono stati oggetto di sequestro, in realtà quest'anno hanno, come l'anno scorso, una regolare concessione. Da quello che so io non ci sono le condizioni, o loro sostengono che le condizioni per continuare a operare nell'ambito di quella concessione sono venute meno. Dovrebbe essere avviato un provvedimento di decadenza della concessione, che non è stato fatto. Dovrebbero trovare altre soluzioni, ma non siamo noi a dover suggerire quali soluzioni vadano intraprese per risolvere il problema. Io so che oggi pomeriggio era stata inizialmente convocata l'ennesima riunione in comune a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al comune, i rappresentanti della regione siciliana e il sostituto procuratore che si occupa dell'inchiesta sugli stabilimenti. Riunione che all'ultimo momento è venuta meno e che non è stata più, disponibilità della procura è venuta meno e che riunione che non è stata più confermata. Ma ritengo che non debba essere la procura, l'autorità giudiziaria a dover trovare le soluzioni amministrative a fronte di un problema di gestione del territorio. Sono gli enti locali, chi è stato eletto per gestire il territorio, chi è stato deputato alla gestione del territorio, parlo sia dell'amministrazione comunale che dell'amministrazione regionale, che dovrebbero trovare con i propri consulenti le soluzioni amministrative e non lasciare che questo venga invece dall'autorità giudiziaria, che invece ha altre finalità, quello di verificare il rispetto delle regole, non certo quello di dettare le regole. Se si arrivasse a questo significherebbe precludersi una possibilità, un onere che invece ricade in capo agli amministratori locali.